Occupazione in aumento in Italia è un segnale positivo nonostante il periodo di crisi, a dirlo è l'Istat, che oggi ha comunicato che nel secondo trimestre 2021 il tasso di occupazione è aumentato dell'1,5% rispetto al trimestre precedente. Ci sono 523.000 persone occupate in più rispetto allo stesso periodo 2020. Come sottolineato anche nel fine settimana scorsa, sempre dall'Istituto di Statistica, è aumentato il prodotto interno lordo rispetto ai tre mesi precedenti. Attualmente gli occupati tra i 15 e i 64 anni sono il 58%, cioè un calo sia dei disoccupati che degli inattivi. Secondo le motivazioni spiegate dall'Istat, la crescita nell'ultimo trimestre è legata alla crescita dei dipendenti a termine. È aumentato il numero più lieve e sia il numero dei dipendenti a tempo determinato che autonomi. La maggiore occupazione porta come conseguenza una diminuzione della disoccupazione. I dati Istat rivelano anche che nell'ultimo trimestre sono diminuite le persone disoccupate. Nel secondo trimestre 2020 sono ancora in aumento i disoccupati, circa 514.000 in più, sono significativamente diminuiti di 1.253.000 unità gli inattivi tra i 15 e i 64 anni.